volevo ringraziare Cesare Damiano per essere qui con noi in questa giornata, ringraziare tutti voi, i rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro, perché, come diceva Emanuele, è un'estate calda, non solo dal punto di vista, una volta si diceva autunno caldo, e caldo d'estate sarà presumibilmente caldo anche nel periodo dopo ferie. Perché assistiamo ad una situazione molto preoccupante. Preoccupante dal punto di vista del lavoro. Preoccupante dal punto di vista di questa manovra economica e finanziaria, che non sarà certamente la prima, perché se non altro subito dopo avremo la legge finanziaria, che è altra cosa. Preoccupante da questa che viene chiamata oramai l'operazione del governo della critica, con tutti gli intrecci delle varie sigle di cui si parla in questi giorni, con divisioni di governo, di ministri, di sottosegretari, di vicende poco, molto poco limpide. Poi veniamo anche alle questioni del lavoro che hanno a che fare, tutto per fare un ragionamento a voce alta insieme a voi. Intanto la politica, che io credo che come partito noi faremmo una buona cosa, dico una banalità, se tornassimo a fare politica. È banale, ma bisogna tornare a fare politica, come stiamo facendo oggi. Cioè, sono contento che siamo qui, ho fatto in tante occasioni, e non discutiamo di chi dobbiamo candidare e di chi dobbiamo mettere in lista. Cioè, un partito che non sia un comitato elettorale, ma che sia un partito. È difficile, perché ci siamo un po' disabituati, però bisogna che ci riabituiamo, perché se non facciamo politica e prevale semplicemente la contrapposizione, la divisione, l'individualismo, l'egoismo, se io sostituisce sempre noi, se siamo ciascuno l'ombelico del mondo, non costruiamo partito. Il partito si costruisce se prevale il noi, se c'è la squadra, se si fa un passo indietro, se c'è la voglia di fare un compromesso, di superare antiche divisioni, rancori, perché se no non è un partito, ma sommatoria di individui, ciascuno ovviamente interessato al proprio destino personale. In questo abbiamo tutti, anche noi, un po' assorbito un tasso di berlusconismo, senza essere berlusconiani. Noi non siamo capaci, per fortuna, non abbiamo quello stile, non abbiamo quella caratura, ma un po' di questa malattia è penetrata nella politica e noi non siamo stati del tutto esenti. Ecco, se torniamo a fare politica, secondo me la cosa è molto importante, sono d'accordo che poi le feste saranno una grande occasione. Fare politica, secondo me, vuol anche dire che un partito, per quanto debba avere un rapporto, io questo credo molto, con i problemi concreti, oggi siamo stati con la Fincantieri, 2000 posti a rischio, poi con la manifattura, 71 lavoratori immersi in 80.000 metri quadri che dovranno essere convertiti, con grandi problemi di prospettiva da individuare, quindi quei problemi vanno affrontati, però quei problemi noi non li affrontiamo nel modo giusto se contemporaneamente questa capacità di esaminare le cose concrete, la quotidianità, non siamo capaci di abbinare quello che io chiamo la visione. Una volta si chiamava ideologia. Poi queste parole le abbiamo archiviate, l'ideologia, lotta di classe, giustamente il Novecento è alle nostre spalle. Ma
non voglio fare una discussione su questo perché sarebbe poco utile. Siamo oltre, siamo da un'altra parte, però quell'altra parte ha bisogno, come ce n'era nel passato, di una visione. Perché un partito che non porta una visione, se non costruisce un futuro, una speranza, non può vivere pragmaticamente della soluzione di questo o quel problema. Non siamo una sorta di arlecchino che costruisce la sua tela, cercando di comporre in modo ragionevole. Bisogna che ogni atto sia riconducibile ad una visione, ad una strategia, dei messaggi comprensibili. Anche perché, guardate, noi siamo di fronte, tra i tanti cambiamenti di cui parliamo da 30 anni a questa parte, ad un cambiamento fondamentale. Noi ai nostri figli non siamo più in grado di consegnare un futuro. I nostri padri ci hanno consegnato un futuro, noi non siamo in grado. Guardate che solo questa cosa qua capovolge l'aspettativa, la speranza. Cioè io ricordo quando ero ventenne e alle spalle ho avuto, per mia fortuna, anagrafica la guerra. Io nasco 3 anni dopo la liberazione, 48, non ero nella guerra, ero dopo. Ma mio padre se l'è fatta, persino la prima, era piccolo, ma la seconda se l'è fatta ed era grande e non c'era la democrazia, me la ridassa. E poi mi ha dato lo studio, e poi mi ha dato il lavoro, poi mi ha dato una vita migliore, poi mi ha aperto l'orizzonte, poi ho potuto viaggiare, ho potuto conquistare, ho potuto avere i diritti che non c'erano. Oggi quell'orizzonte che per noi si apriva si chiude per le nuove generazioni. Questo capovolgimento ha bisogno di una visione in grado di ridare per vie nuove una nuova speranza. C'è un partito anche in questo. Politica, utopia, sogno, desiderio, cioè queste cose dobbiamo imparare di nuovo a trattarle, non è tempo perso, non è un lusso, è una necessità secondo me. Avere un nuovo paradigma al quale correlare i nostri sforzi quotidiani, perché se no davvero prevale un pragmatismo, per carità, assolutamente necessario per risolvere le questioni, ma che si abbina poi ad un edonismo politico, ad un soggettivismo politico che non è capace di ricondurre ad una visione i nostri sforzi. Anche perché se non hai una visione non sei in grado neanche di decodificare e di leggere quello che capita. Noi siamo in un momento nuovamente difficile da interpretare. Berlusconi è in salute, parlo di salute politica, non è in salute. Ce la farà, reggerà, sta declinando, lo disarciona, questo è un interrogativo della politica. Non c'è dubbio che noi dobbiamo leggere quello che sta capitando, perché oggi il centrodestra si è aperta comunque una crisi. C'è un peso enorme di una questione morale che noi dobbiamo prendere, brandire come questione dell'Italia del futuro. Perché altrimenti se alle giovani generazioni insegniamo che la politica è semplicemente un posto di lavoro qualsiasi, attaccarsi al primo leader di turno nella speranza che se viene eletto ti dà un posticino e forse tu puoi riprodurre quella carriera, noi non insegniamo bene, non siamo cattivi maestri.